Buongiorno a tutti, iniziamo la seduta del Question Time. Consigliera Peppucci, atto numero 1086, risponde l'assessore Agabiti. Intendimenti della Giunta regionale in merito alle azioni per promuovere i flussi turistici della Regione Umbria. Prego, consigliera Peppucci. Grazie Presidente. Questa interrogazione chiede chiarimenti e azioni che la Giunta regionale intende mettere in atto in campo per mantenere e incentivare i flussi turistici nella Regione Umbria. Infatti ad agosto 2021 il turismo ha registrato il record di arrivi e presenze negli ultimi 8 anni. C'è stato quindi un vero boom turistico e se infatti c'è stata una cautela nell'arrivo nei mesi invernali, da primavera si è assistito ad una importante ripartenza con una continua e costante crescita dal mese di marzo. Ci sono quindi dati molto incoraggianti rispetto agli arrivi nella Regione Umbria, grazie appunto al turismo, grazie anche alle iniziative che vengono messe in campo. Un importante dato da tenere in considerazione è anche la permanenza media, che è sempre stato, diciamo, un forte elemento di debolezza per la Regione Umbria. Anche questo ha registrato, diciamo, una grande e importante ripartenza, oltre ai flussi internazionali. E tant'è che nell'estate del 2021 si è attestato ad oltre 130.000 arrivi. È evidente che il boom turistico ha rappresentato un importante momento di ripresa a seguito dei 2 lockdown che hanno creato molti problemi a numerose imprese con conseguenti bilanci negativi, scoperti bancari ed indebitamenti. Ritengo che le campagne pubblicitarie messe in campo dalla Regione Umbria, dalla Presidente De Sei e dall'Assessore Agabiti siano state particolarmente incisive, prima con lo slogan Il mare dell'Umbria e successivamente, proprio di questi giorni, cosa sarebbe l'uomo senza il suo cuore, sarebbe l'Italia senza l'Umbria. Quindi ritengo che questi slogan comunque in una qualche maniera abbiano inciso sull'attività turistica della Regione Umbria e quindi in generale sull'economia della nostra regione. Per questo chiedo quali azioni intende portare avanti e mettere in atto la Regione Umbria per mantenere e comunque incentivare questi flussi turistici. Grazie. Grazie consigliera Peppucci, prego l'assessore Agabiti. Grazie. Allora, i dati più recenti ci hanno mostrato, come è stato poc'anzi ricordato, un aumento significativo dei flussi turistici nella nostra regione. Da giugno a settembre 2021 rispetto al 20 arrivi e presenze sono cresciuti notevolmente, rispettivamente del 34,3 e del 38,1%, quindi riattestandosi sui livelli pre-Covid. Un risultato eccellente che pone l'Umbria tra le mete top 10 a livello nazionale e che documenta quindi anche la capacità di recuperare quel gap negativo causato dalla pandemia. Si tratta quindi di un trend molto positivo, confermato anche per il mese di ottobre e per il Ponte di Ognissanti. Gli arrivi in Umbria hanno riguardato nel 21 più di 1 milione di visitatori, mentre le presenze ammontano oltre 3 milioni. Importante appunto il dato della permanenza media, che è in crescita dell'8% rispetto al 2019. L'andamento quindi del trend nell'estate 2021, anche grazie alla campagna di promozione turistica per il periodo estivo, ci consegna una novità importante. I flussi turistici regionali hanno ampi margini di crescita e possono raggiungere quindi anche un livello importante e stabile di presenze turistiche per la nostra regione. La stagione estiva inoltre ha anche permesso di testare le misure messe in campo dalla Regione per il settore del turismo e per le filiere direttamente ad esso collegate. In particolare la Giunta regionale ha emanato alcuni bandi collegati al pacchetto Umbria Aperta che ci hanno fornito risultati interessanti, importanti, grazie anche alla
l'intensa e vivace attività del mondo imprenditoriale, capace anche di cogliere le nuove opportunità, ma anche visioni e strategie di sviluppo. Voglio altresì evidenziare l'attenzione che gli operatori turistici rivolgono oggi alla nostra regione nel suo complesso e non più a singole realtà territoriali. Anche la recente fiera del turismo svoltasi a Rimini nel mese di ottobre è stata anche un'occasione di confronto e ha mostrato che l'attenzione degli operatori del settore, oltre che dei turisti, è rivolta a tutto il territorio umbro, dimostrazione anche questa dell'ottimo lavoro svolto dall'amministrazione per il riposizionamento del brand Umbria. Le misure adottate dunque hanno permesso alla nostra regione non solo di mitigare quell'impatto dovuto alle chiusure forzate, ma altresì di mettere le basi per una nuova rinascita, mirata all'aumento quindi anche degli standard di attrattività, di competitività proprio dell'intero sistema regionale, ampliando quindi la qualità dell'offerta turistica. Le azioni di promozione messe in campo, come le campagne promozionali mirate, hanno rappresentato un radicale cambiamento rispetto al passato, sia relativamente agli strumenti di comunicazione utilizzati, sia nel messaggio divulgato a tutti gli stakeholder, tali appunto che costituiscono uno stimolo anche nel continuare ovviamente il nostro impegno e anche il percorso intrapreso. Nei prossimi mesi, anche a seguito dell'analisi dei flussi turistici, la cui provenienza è stata per lo più ovviamente di natura nazionale, massima attenzione sarà rivolta all'attrazione del turismo internazionale, senza trascurare ovviamente quello proveniente dall'Italia, ma il ritorno del turismo straniero sicuramente è un obiettivo importante su cui questa giunta ha già iniziato a lavorare con una strategia a lungo termine. Una delle numerose iniziative è proprio anche la campagna promozionale ideata da Armando Testa e che comunque è già stata avviata dal 14 di novembre, si rivolge ad un pubblico molto vasto ed eterogeneo, è trasmessa a tutte le TV nazionali come la precedente, anche attraverso canali web, social e stampa generalista e di settore. Proprio in questi giorni è in fase anche di aggiudicazione la gara per il nuovo branding. Il progetto ha la finalità di creare un brand system regionale, una marca così ad ombrello che è in grado di racchiudere tutte le eccellenze del sistema umbro, condivisa, questo progetto è stato condiviso dai diversi settori produttivi, dal turismo all'agricoltura, dalla cultura all'artigianato, alle attività produttive, proprio al fine, non solo al fine di valorizzare il turismo del territorio, ma anche di configurare un'operazione anche strategica di sistema. Quindi costituirà un brand identitario del territorio, si comporrà anche di campagne stagionali, presture attività di ufficio stampa e conferenze che avrà durata 2 anni, proprio nell'ottica di progettare quindi a lungo termine la ripartenza e il sostegno che riteniamo sia di vitale importanza per la nostra regione. Inoltre la Regione sosterrà la promozione del territorio in vista della trasmissione Rai l'anno che verrà, che andrà in onda in diretta da Terni la notte di Capodanno. Saranno trasmesse sia durante il programma e nei 20 giorni antecedenti la messa in onda dello stesso, dei break pubblicitari, delle clip dedicate alla promozione del territorio regionale e dei luoghi istituzionali dell'Umbria, menzionando altresì le località regionali da cui verrà trasmesso il programma televisivo. Si tratta quindi di un ulteriore strumento messo in campo da questa giunta al fine di sostenere la ripartenza, la rinascita di questo settore che riteniamo strategico per tutta la regione. Continueremo quindi ad impegnarci per consolidare la ripresa e ampliare l'offerta turistica dell'Umbria ed accrescerne quindi la sua capacità e la sua attrattività. Grazie Assessore Agapiti. Consigliere Peppucci, prego. Grazie Assessore. Mi ritengo soddisfatta per la risposta che oggi ci ha fornito. È evidente che l'Umbria ha un grande potenziale e con giuste mirate politiche si possono avere e ottenere grandi risultati. Ritengo più che condivisibile ragionare in un'ottica di lungo periodo e pensare e programmare appunto con una visione innovativa. Invitiamo perciò a proseguire in questo senso sulla strada appunto
che già la Giunta sta intraprendendo, perché è fondamentale per la crescita e lo sviluppo della Regione Umbria. Grazie. Grazie. Passiamo all'oggetto numero 34. Sospensione di prestazioni LEA da garantire per legge. Intendimenti della Giunta regionale. Interroga il consigliere Pozzi, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere Pozzi. Grazie vicepresidente, buongiorno colleghi. I livelli essenziali di assistenza, i famosi LEA, sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, il famoso ticket con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con i nuovi livelli essenziali di assistenza. Questo DPCM definisce le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale. Descrive con maggior dettaglio e precisione le prestazioni e le attività oggi già incluse nei livelli essenziali di assistenza. Ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare, delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione del ticket. Innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica, introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate. Questo DPCM del 12 gennaio 2017 individua tre grandi livelli: la prevenzione collettiva e sanità pubblica, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alla collettività e ai singoli, l'assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi sul territorio, e infine l'assistenza ospedaliera. Nel testo del DPCM viene dedicato uno specifico passaggio all'assistenza sociosanitaria, come pure dedicato uno specifico passaggio all'assistenza a particolari categorie. Le regioni possono garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelli inclusi nei LEA utilizzando risorse proprie. Considerato che durante la fase emergenziale del Covid vi è stata una modifica ed una regola all'organizzazione delle prestazioni e all'accesso delle cure da parte dei cittadini, ma che in numerose regioni d'Italia si è provveduto da mesi a riorganizzare per consentire un pieno ritorno alla normalità nelle prenotazioni d'accesso ai LEA, che da diversi mesi la Regione Umbria non riesce a garantire in tempi ragionevoli e appropriati le prestazioni che ha l'obbligo di erogare per legge, che si susseguono segnalazioni giornaliere di cittadini ai quali vengono negate prenotazioni per visite come l'otorinolaringoiatra, per le colonscopie, per le gastroscopie, per cui le liste di attesa risultano incredibilmente bloccate. Ecco, nella migliore delle ipotesi le prestazioni scivolano proprio in date inverosimili del 2022. Considerato inoltre che la questione è talmente grave e fuori controllo che anche lo stesso dottor Braganti, nel tentativo di ripristinare un minimo di decenza, ha invitato i direttori generali ad attivarsi per risolvere questa situazione, che l'articolo di stampa apparso sul giornale in data 5 novembre con tanto di intervista, ecco, conferma questa inadempienza ed evidenziato che la Regione, che fino a qualche anno fa era regione benchmark in sanità, oggi ricopre soltanto la 13ª posizione. Ecco, questo a scapito di quella sanità, diciamo così, universale e pubblica che abbiamo sempre garantito. Evidenziato inoltre che con decreto ministeriale della salute del 21 novembre 2005 è stato istituito presso il Ministero il Comitato Permanente per la Verifica dell'Erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, cui è affidato il compito di verificare l'erogazione dei LEA in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, tutto ciò premesso, interroghiamo appunto la Giunta per sapere quante e quali sono le prestazioni LEA per le quali al momento risultano chiuse le liste di prenotazione, quali sono le azioni intraprese per garantire nei tempi appropriati le prestazioni degli stessi LEA,
Se il comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, tempo a consigliere, magari lo salto dopo, è stato informato della grave situazione della regione Umbria e con quali modalità si intende intervenire sul riparto delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario Nazionale iscritto a bilancio della regione. Mi permetto inoltre di sottolineare che la presa in carico delle prestazioni che spesso verifichiamo ai CUP non può rappresentare la normalità con la quale procedere. Una, diciamo, metodologia conosciuta e applicata nel tempo in casi eccezionali e rari per prestazioni particolari, oggi sta diventando la quotidianità. Se ci si reca in un CUP, se ci si reca in una farmacia per prenotare una prestazione, la risposta che si riceve è canonica, prendiamo in carica la richiesta, formalizzeremo più avanti l'eventuale disponibilità. Ecco, questo non può più accadere. Grazie. Assessore Coletto, prego. Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda la griglia REA, vorrei sottolineare che intanto i dati vengono trasmessi in continuità, quindi la Regione dell'Umbria non nasconde niente a nessuno. Vorrei sottolineare che lo scorso anno su 7 posizioni verdi, quindi di soddisfacimento della griglia REA, la Regione dell'Umbria era al 6° posto. Quindi direi che sotto questo punto di vista nessuno nasconde niente a nessuno, tantomeno per quanto riguarda l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ma vorrei ricordare che abbiamo attraversato una pandemia, che con DPCM che si sono susseguiti una presso l'altro, prima ondata, seconda ondata, terza ondata, gli ospedali sono stati chiusi per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali e limitati di molto, limitati alle sole prestazioni legate alle operazioni chirurgiche oncologiche e alle prestazioni legate a patologie tempodipendenti. Dunque questa è la cornice all'interno della quale abbiamo lavorato. Vorrei sottolineare che non c'è nessuna chiusura per quanto riguarda la prenotazione. Ci sono sì delle prese in carico, è evidente, è altrettanto vero che il Ministero ha finanziato novembre-dicembre del 2020 500 milioni per quanto riguarda lo smaltimento delle liste d'attesa e questo significa, secondo me, che si è preso atto di un problema che esiste, le liste d'attesa a livello nazionale e che si voleva e che si vuole risolvere attraverso dei finanziamenti mirati, quindi 500 milioni, voglio dire, non sono poche risorse, sono una moltitudine di risorse destinate appunto a risolvere un problema molto importante. Un problema che purtroppo è sicuramente dell'Umbria, ma è anche di tutta quanta la nazione, proprio perché non parliamo di un'epidemia, ma parliamo di una pandemia. Quindi le prese in carico esistono, ci sono destinate a essere smaltite. Quelle che erano in lista d'attesa del 2020 le abbiamo smaltite totalmente, rispondo molto rapidamente. Per quanto riguarda il 2021 ne avevamo 283.000, ne rimangono da smaltire circa 80.000 di prestazioni. Quindi direi che sono stati fatti due provvedimenti. Il primo provvedimento è la delibera del 469 del luglio 2021, piano assistenza ospedaliera, dotazione di posti letto e ripresa dell'attività, perché evidentemente ai sensi del dettato di vari DPCM abbiamo dovuto chiudere parecchi reparti, abbiamo dovuto riconvertirli in posti letto Covid, abbiamo dovuto riconvertire e spostare anche il personale finalizzando la cura di pazienti Covid, ma nonostante tutto, e questo lo dice Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari, siamo stati i primi in Italia per quanto riguarda gli screening. Allora, questo è un altro dato che va sottolineato, che va portato all'attenzione della popolazione, che sottolinea quello che è stato un impegno non solo dell'amministrazione, ma anche e soprattutto dei nostri sanitari che hanno avuto un'attenzione particolare per quanto riguarda l'oncologia, quindi gli screening, e per quanto riguarda le patologie tempodipendenti. Per quanto riguarda successivamente quelle che sono
le azioni che sono state intraprese, abbiamo fatto una delibera, quella del 7 luglio 2021, ripresa ordinaria delle attività sanitarie, dove sono previste e sono già partite le aperture serali piuttosto che domenicali, destinati a smaltire quelle che sono l'eccesso delle liste d'attesa, perché è chiaro che la mole delle liste d'attesa può essere smaltita solo se c'è un affiancamento, come peraltro previsto dal Ministero, dei privati accreditati, e con ulteriore aperture che affiancano quello che è la routine normale per quanto riguarda le visite ambulatoriali piuttosto che le operazioni chirurgiche, che affiancano appunto quella che è lo standard dell'erogazione delle prestazioni. Allora, per quanto riguarda il finanziamento, da quello che si capisce, da come è formulata la domanda, sembrerebbe che i soldi del fondo che non sono stati impegnati nella normale routine dell'assistenza sanitaria possano essere investiti in altra maniera. Allora, è molto semplice. I soldi del fondo sanitario sono serviti a pagare quelli che sono i costi fissi dell'amministrazione, perché evidentemente non potevamo licenziare le persone, non potevamo chiudere completamente gli ospedali, non abbiamo potuto fare tante cose. Questi costi esistono, ci sono, il personale va pagato, è stato riconvertito in determinati ambiti, ha fatto un grande lavoro, quindi il fatto stesso che il Ministero abbia messo a disposizione per il 2020 500 milioni, per il 2021 altri 500 milioni per le liste d'attesa, e ne sono previste in finanziaria altri 500 per il 2022, va a certificare che il problema c'è, esiste, non è solo un problema dell'Umbria, ma un problema nazionale. Evidentemente con queste delibere cercheremo di accelerare per quanto possibile, tenendo conto del personale che abbiamo a disposizione, tenendo conto dei privati accreditati che prestano servizio all'interno di quella che è una programmazione regionale, e che quindi a fronte di un pagamento del ticket che va incassato dall'amministrazione regionale erogano delle prestazioni. Non c'è nessun tipo di privatizzazione. Noi, lo sottolineo per l'ennesima volta, e le amministrazioni come sempre parlano per atti, non abbiamo privatizzato nulla. Prendiamo atto di quello che abbiamo trovato per quanto riguarda gli accreditati e per quanto riguarda le prestazioni che già allora venivano erogate attraverso gli accreditati, e andiamo avanti cercando di soddisfare quella che è la necessità dell'Umbria, ma più in generale quelle che sono le necessità messe in evidenza dal governo centrale per quanto riguarda le liste d'attesa. Ripeto, 500 milioni per il 2020, 500 milioni per il 2021 e sono previsti altri 500 milioni per il 2022. Il problema c'è, esiste. Cercheremo di risolverlo, lo risolveremo il più velocemente possibile. Del resto, le 200.000 prestazioni che erano nel 2020 le abbiamo assorbite. Ne rimangono 80.000, le assorbiremo il più velocemente possibile. Certo che a noi sta a cuore quelle che sono le liste d'attesa, che peraltro erano sempre state presenti, perché la mancanza di medici e la mancanza di infermieri, purtroppo, sono mancanze ataviche a cui nessuno ha mai dato una risposta. Grazie. Prego. Solo per dire che quello che ci dice l'assessore Coletto lo conoscevamo bene, questo stanziamento da parte del governo per gli anni 20-21 e probabilmente anche per il 22 è sintomatico di un problema che riguarda tutta Italia, nessuno l'ha negato. Ma noi, come consiglieri regionali dell'Umbria, sta a cuore la situazione della nostra regione e le 80.000 prestazioni ancora da smaltire per il 2021 a cui lei ha fatto riferimento sono quelle sollecitazioni che quotidianamente ci giungono, di cui abbiamo contezza perché veniamo raggiunti da telefonate, perché leggiamo sui social, perché c'è un'esternazione di una insoddisfazione generale che è sotto gli occhi di tutti. Del resto lei ha fatto riferimento alla mancanza di personale, un tema sul quale più volte in questi due anni di pandemia, che riconosciamo ha investito l'Umbria come il resto del paese, come il resto del globo, vi abbiamo sollecitato in molte occasioni.
Abbiamo pure sollecitato rispetto alla ripresa degli screening, ci fa piacere constatare dai dati che ci ha dato che qualcosa in questa direzione si è fatta. Ecco, la sollecitazione è andare avanti con più solerzia in questo rapporto che, come lei ha definito, con il privato deve essere un rapporto di affiancamento e non di sostituzione. Un rapporto di affiancamento che è sempre esistito in un sistema virtuoso che non deve rappresentare la sostituzione di cui non soltanto i consiglieri di minoranza, ma tutta la popolazione umbra purtroppo oggi ha timore. Grazie.